TechNewsHub in questo nuovo video in cui recensiremo il Motorola Moto G e faremo anche un rapido unboxing. Unboxing davvero molto veloce, in quanto Motorola all'interno della scatola ha deciso di inserire solamente il cavo micro USB per collegare il telefono al computer e il caricamento e vari manuali. Passiamo adesso ad esaminare il telefonino. Rimuoviamo la pellicola. Il telefono ha un display da 4,5 pollici. Le sue dimensioni sono di 129,9 mm di altezza, 65,9 mm di larghezza e spesso 11,6 mm. Ed ha un peso di 143 grammi. Il telefono sul retro ha una scocca con un materiale simile alla gomma, un po' ovalizzato, che permette una buona presa nelle mani. Fotocamera posteriore da 5 megapixel con flash LED, fotocamera anteriore da 1,3 megapixel. Sulla parte destra abbiamo il tasto per accensione, spegnimento e blocco del telefonino, i tasti volume, mentre sugli altri lati sarà pulito il telefono, tranne sopra in cui abbiamo il secondo microfono e l'entrata per le cuffie, e sotto altro microfono e l'entrata per il cavo USB, micro USB. Accendiamo il telefonino. Questo telefono monta una versione di Android 4.4.2 KitKat. Il display ha una risoluzione di 1280x720 pixel. È un IPS LCD. Attendiamo che il telefono si avvii. Classica schermata Motorola. Ed eccoci qua. Come potete vedere, il display è davvero molto nitido e anche avvicinando la fotocamera, il telefonino, i pixel non si notano all'occhio nudo. Partiamo con sbloccare il telefonino. Motorola ha deciso di non inserire i tasti funzione fisici, ma virtuali, e nella sua versione di Android ha deciso di rimanerla molto simile all'originale. Infatti ricorda molto la versione montata su Nexus, non ci sono particolari personalizzazioni. Qui abbiamo la schermata delle notifiche, dove cliccando qui in alto avremo anche la possibilità di accedere a delle scorciatoie, scorciatoie che ci porteranno al wifi, un contatto preferito, scegliere la luminosità, le impostazioni, percentuale di batteria, GPS, Bluetooth e modalità aereo. Il telefonino monta una CPU quad core Snapdragon 400 a 1200 MHz con 1 GB di RAM. Davvero molto rapido, molto veloce, come potete vedere, non ha particolari impuntamenti. Passiamo al browser web. In precedenza avevamo già provato a caricare il sito di The Verge. Ricordiamo che siamo sotto una connessione wifi a 10 MB. Il telefono non ha particolari impuntamenti, anche zoomando risulta essere molto rapido, processore che lavora davvero bene. Passando alla fotocamera, una
abbiamo detto è una 5 megapixel. Proviamo a fotografare qualcosa così. Ecco qua. Questo caricatore dell'iPhone. Possibilità di messa a fuoco e scatto solo toccando una zona dello schermo. Mentre toccando questo tasto, il telefono inizierà a girare un video. Mentre qui abbiamo la possibilità di passare alla fotocamera anteriore. Varie impostazioni della fotocamera, fotocamera abbastanza completa. Quindi si può dire che la fotocamera, anche se è solo una 5 megapixel, fa il suo dovere. Altra funzione del telefono. Magari se vogliamo ascoltare una canzone possiamo provare anche le casse. Al momento non sono presenti canzoni sul telefonino, quindi carichiamo un video qualsiasi. Alziamo la voce al massimo. Casse si trovano sul retro. Come avete potuto ascoltare, casse davvero molto potenti che permetteranno, anche se ci troviamo in una zona rumorosa, di sentire se il telefono sta squillando o meno. Il telefono ha una batteria da 2070 mAh che permetterà, con un uso medio, di arrivare tranquillamente a fine serata. Purtroppo non possiamo mostrarvi un test sulle chiamate, in quanto il telefono ci è appena arrivato e non abbiamo ancora avuto il tempo di inserire le SIM al suo interno. Questa versione è la versione 16 GB, ma il telefono viene anche venduto in tagli da 8 GB e questo modello è dual SIM. Per ora è tutto, un saluto da TecnoUser.